Well, I mean, my experience has been with women, particularly, that there's a very difficult period where women are, there's a neglecting period in women's lives, which has to do with somewhere between 30 and 50, where it's, they become invisible. I mean, if you look at Meryl Streep's career, for example, I mean, Meryl Streep could get any role she wanted now, and between the age of 18 and 30, she could get any role she wanted, or maybe 35, I don't know. And there's a little period in there where they're not allowed to be young anymore, and somehow that part of a woman's life, in particular, not men, but women, which is very sad. I don't know whether that's changed, to be honest with you, but when you reach a certain point, then I think it changes again. And I think that now, perhaps, films about this constituency that I'm talking about will become more frequent, because this whole generation that I'm a part of has grown older and is going to be around for a long time and has money to spend in the cinema. There's a big audience out there, we've discovered, for this film already in England. And so yes, I think it's a good time. It's a good time to be that age, maybe. Sì, riguardo alla mia esperienza, soprattutto con attrici, con donne, devo affermare che questo periodo, questa fascia d'età, in effetti, è stata finora piuttosto trascurata. In particolar modo, riscontravo che le attrici della fascia d'età tra i 30 e i 50 anni diventavano quasi invisibili. Ad esempio, Meryl Streep potrebbe interpretare qualsiasi ruolo al mondo, però in particolare la segnazione di questi ruoli si è concentrata nel periodo della sua vita che andava dai 18, 30, anche 35 anni, però poi arriva una fascia d'età nella quale non si permette più all'attrice di essere giovane, e soprattutto questo accade se si è donna e risulta molto triste soprattutto per le attrici. Non so se effettivamente sia cambiato del tutto questo atteggiamento, però posso dire che adesso sono più frequenti film che si occupano di questa fascia d'età. Questa generazione alla quale io stesso appartengo, questa generazione è cresciuta, tra l'altro ha una certa disponibilità economica, pertanto questa generazione compone anche il pubblico che si reca nelle sale, almeno nel